Ita 4. Buongiorno Rav. Possiamo dire che anche la nostra nascita in questo mondo, con tutte le frammentazioni, sono delle possibilità per rivelare lo stato superiore, cioè la vicinanza al Borè? Rav dice: certamente tutte queste cose sono solamente per la correzione, di per sé sono correzioni. Ogni rottura di per sé è una correzione, perché ci rivela quanto opposti siamo alla luce superiore, alla santità, al Borè. È quello che dobbiamo fare per avvicinarci ed avanzare. Pertanto la rivelazione della rottura e le corruzioni, questo di per sé sono correzioni. Non c'è corruzione per niente nel mondo, cioè il creatore ha creato tutto e ha puntato tutta la creazione verso la fine della correzione. Pertanto, come conseguenza di questo, la creazione avanza passo dopo passo attraverso correzioni. Ma ci sembrano correzioni che ci sembrano a noi come corruzioni, ma è solamente a noi che ci sembra così. Cioè, ci sono molti versetti che parlano delle corruzioni, delle malattie, tutto quello che il creatore sta rivelando. Però di fatto è scritto che queste sono correzioni. Il fatto che non è piacevole, e questo succede, passa sopra il nostro ego e soffriamo attraverso di questo, sì? Però queste sono correzioni. Non c'è niente di male nel mondo, mai. Come puoi dire questo? Guarda quello che sta succedendo. Quanta gente soffre, quanta gente muore. È così? E i bambini, guarda cosa succede ai bambini. Tutte queste cose, noi vediamo queste cose nella loro forma, vedremo queste cose nella forma vera. Noi la vedremo dal desiderio spirituale. Io vi prometto che nessuno può dire che neanche mezza metà che non è per lodare il creatore. Cioè, noi dobbiamo vedere il disegno completo, l'immagine generale, e non che il bene va a coprire il male. No, non potremo neanche vederlo il male, vedremo solo il bene. Come può essere questo? Va bene, ci arriveremo e lo vedremo.